Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo delle controvoci, che cosa sono e come si utilizzano. Cantare in libertà. Una controvoce è una voce diversa da quella che canta, che va ad interagire con la linea di una canzone, la linea principale. Quindi sa può stare al di sopra, può stare al di sotto e può viaggiare in modi diversi. Bene, adesso vi faccio alcuni esempi. Però per farvi alcuni esempi avrei bisogno di un assistente. Vediamo se compare. Bibidi bobidi Birillo. Birillo è un cantante professionista che mi aiuterà a farvi capire meglio come possono interagire due voci insieme. Ciao, io sono Francesco e oggi sono qui per aiutare Mario nella spiegazione delle controvoci. Io ti ringrazio per essere venuto in mio aiuto. Allora, vi dico subito che esistono quattro modi per fare una controvoce. Esiste il moto retto, quello parallelo, obliquo e contrario. Esempio di moto retto dove due voci vanno insieme e stanno alla stessa distanza sempre. Ba 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 baburen, ba 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 baburen. Nel moto parallelo, due voci sono alla stessa distanza circa e si muovono parallelamente seguendo lo stesso andamento. I bow down to pray, I try to make the world seem better, Lord, show me the way to cut for this world down later. Esempio di moto obliquo, dove una voce rimane ferma e l'altra gioca. Alleluia. Nel moto contrario, invece, una voce scende e l'altra sale incrociandosi. Se stasera sono qui. Bene, io ringrazio Francesco Mirillo per essere stato mio ospite. Grazie a te per avermi chiamato e spero di esservi stato utile. Sicuramente sei stato molto utile e io direi di dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.